Nei giorni scorsi, i carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di un 55enne reggino accusato di violenza sessuale aggravata su una minore. Il provvedimento costituisce l'esito di un'articolata indagine condotta dalla Compagnia di Reggio Calabria a seguito di una segnalazione ricevuta dalla dirigente di un istituto scolastico frequentato dalla minore, la quale ha confessato il suo malessere al proprio insegnante di sostegno e unitamente al proprio preside ha inteso immediatamente denunciare la vicenda al comandante di stazione. L'arresto di questo abusante da parte della Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria rappresenta per noi un motivo di doppia soddisfazione. Sia soprattutto perché siamo riusciti a evitare nuove violenze ai danni di questa povera minore, sia perché possiamo offrire un esempio di grande collaborazione con l'ufficio scolastico provinciale e ringrazio il dottor Piscitelli che qui al comando provinciale è venuto a rappresentare la sua piena collaborazione e il modello che noi abbiamo sviluppato, ovvero la scuola che si è messa a disposizione della vittima per rappresentare poi successivamente azioni di disagio. Questo è un modello che speriamo possa anche divulgarsi, possa espandersi nelle situazioni di possibile disagio che ci sono nella provincia e rappresentare un vero modello di sinergia fra due istituzioni dello Stato presenti qui nella provincia di Reggio Calabria. Mi preme rafforzare e confermare questa fruttuosa intesa con il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Reggio Calabria, in particolare con il signor colonnello Giuseppe Battaglia, che ringrazio per quanto fa per la cittadinanza e per la scuola. La collaborazione tra le istituzioni è volano di successo di iniziative come queste, quindi giustamente vogliamo presentarla come un modello.